In apertura di seconda parte ci spostiamo a Fasano, dove l'esito del ballottaggio nella città permette al sindaco Lello Di Bari di continuare il lavoro intrapreso nella precedente legislatura e di attuare il programma di intenti presentato alla cittadinanza. Ce ne parla Mariangela Borgia. All'indomani del ballottaggio si riparte con il Lello di Bari bis. Il sindaco uscente di Fasano rastrella la maggioranza con 11.746 fasanesi che lo hanno portato al 55,12%. Il candidato del centrodestra ha battuto la candidata del centrosinistra Stella Carparelli, che ha ottenuto 9.564 voti, pari al 44,88%. Alto il numero di schede bianche e nulle, rispettivamente 232 e 593, 22.135 votanti su 34.818 aventi diritto, un'affluenza alle urne che si è arrestata al 63,57%, perdendo circa 11 punti rispetto al primo turno, ma in controtendenza con la media nazionale ferma intorno al 51%. Ma vediamo il commento a caldo del neoeletto e della Carparelli. Questa amministrazione ha fatto tanto per partire e quindi non bisognava assolutamente fermare quello che già era partito, ma bisognava invece continuare. Devo dire che i miei concittadini mi hanno riconfermato la fiducia. Si sono avvicinati molto a me già nel primo turno, ma particolarmente in questi 15 giorni del ballottaggio, chiedendomi con la voglia di voler sapere, con la voglia anche loro di fare, di essere partecipi della prossima amministrazione. E beh, questo mi ha dato la forza anche, devo dire, in momenti particolarmente difficili, come sono stati gli ultimi giorni della campagna elettorale, in cui sono stati portati attacchi personali, non attacchi politici, ma attacchi di bassa lega con grosse cadute di stile da parte della coalizione avversaria. In quegli ultimi giorni mi sentivo parecchio demoralizzato, ma poi con un colpo di reni abbiamo ripreso la situazione in mano e i risultati sono quelli di oggi. Siamo stati riconfermati, i cittadini mi hanno riconfermato la fiducia per i prossimi cinque anni che sicuramente vedranno la città di Fasano cambiare completamente volto. Io non ho un programma dei primi 100 giorni, io non ho un programma del primo mese, perché io ho lavorato fino a stamattina regolarmente con l'ordine di amministrazione e così sto continuando a fare. Io ho da portare a compimento tutto quello che ho iniziato. Sicuramente il primo provvedimento sarà quello che ho preannunciato la sera della chiusura della campagna elettorale, sarà quello della riduzione del 50% dell'IMU sulla prima casa. Per il resto dobbiamo continuare su quello che stavamo, su quello su cui stavamo lavorando. Io sono profondamente convinta che al di là degli steccati cosiddetti ideologici, l'impegno della politica non può che essere quello concreto per la risoluzione dei problemi della città e per garantire ai cittadini un'evoluzione del territorio, uno sviluppo. Poi oggi in modo particolare questo turno di ballottaggio si conclude in coincidenza con una tristissima giornata in cui prevale anche nel nostro animo un sentimento di dolore per quello che è accaduto nella scuola di Brindisi. E allora, di fronte anche a questi episodi, davvero la politica deve farsi, come ho detto in campagna elettorale, umile, nel senso che invece di essere esercizio del potere deve essere invece capacità di stare vicino a coloro che soffrono, a coloro che hanno i problemi maggiori. E dalla politica passiamo alla cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni ieri hanno effettuato un blitz antidroga in una villetta a pochi chilometri dal centro abitato. Sentiamo. Importante operazione antidroga messa a segno dagli agenti del commissariato di Ostuni. A conclusione di articolate e meticolose indagini protrattesi per alcuni mesi, gli agenti hanno localizzato e tratto in arresto un pregiudicato, Domenico Palmisano, e due incensurati, Pierluca Milone e Andrea Carella. Nello specifico, Palmisano e Milone, oggetto di particolari servizi di polizia giudiziaria durati alcuni mesi, eseguiti anche con sofisticati strumenti di localizzazione, sono stati pedinati e osservati mentre entrambi, località Santa Caterina, all'interno della casa rurale di proprietà dello stesso Milone, erano intenti a confezionare dosi di cocaina di vario peso mediante utilizzo di bilancini di precisione, bustine in plastica, nastri adesivi di differente colore per contraddistinguere le pezzature. Al momento dell'irruzione i poliziotti hanno bloccato i due arrestati che, sebbene colti di sorpresa, hanno tentato di disfarsi di un involucro con all'interno 50 dosi di cocaina immediatamente recuperate. Vani anche i tentativi di darsi alla fuga grazie all'azione degli agenti che avevano appropriatamente presidiato l'intera zona. La successiva perquisizione ha consentito poi di rinvenire, oltre la cocaina, un consistente quantitativo di mannite, la sostanza da taglio, e un pezzo di hashish di circa 15 grammi. Il gruppo criminale si era giovato dello stato di incensuratezza di Milone per potersi muovere in tutta tranquillità e quindi spacciare nel centro cittadino della Città Bianca.
Successivi appostamenti hanno portato quindi all'arresto di Andrea Carella, falegname, anche l'incensurato, titolare di un laboratorio della zona industriale di Ostuni, dove riceveva sistematicamente noti pregiudicati, spacciatori e tossicodipendenti. Nello stabilimento, accuratamente perquisito, è stato trovato un panetto di hashish del peso di oltre 100 grammi, nonché di bilancini di precisione e numerose dosi di marijuana. Il panetto sequestrato presentava un angolo mancante perfettamente coincidente con la sagoma irregolare di un lato del pezzo che era stato recuperato dinanzi ad un bar di Ostuni, dopo che l'acquirente, accortosi dell'irruzione dei poliziotti, aveva provato a disfarsene. Sono in corso ulteriori perquisizioni che potrebbero portare nei prossimi giorni a sviluppi importanti nelle indagini. Il metodo del coccodrillo è l'ultimo libro dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, presentato a Martina Franca su iniziativa dei presidi del libro nell'auditorium della Fondazione Paolo Grassi. Servizio. Tre ragazzi vengono trovati morti in tre diversi quartieri di Napoli, uccisi dalla stessa arma. Solo il commissario Lo Iacono, trasferito per punizione dalla Sicilia, sembra comprendere la chiave del mistero, un fazzoletto intriso di lacrime che il killer lascia dietro di sé. E la trama del Metodo del Coccodrillo, edito da Mondadori, l'ultimo libro di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, autore di gialli di successo e inventore della fortunata saga del commissario Ricciardi, ospite a Martina del presidio del libro diretto da Anna Maria Montinaro. Due incontri, il primo con gli studenti del liceo Tito Livio nell'aula magna dell'istituto e poi in serata nell'auditorium della Fondazione Paolo Grassi. Il Metodo del Coccodrillo è il racconto e la storia di un piano criminale. In una città che è diffidente, in una città che è un muro, in una città che ripara il male e tiene lontano il bene, c'è questa contrapposizione di due spiriti. Un uomo che sta completando un disegno e un uomo che deve interromperlo, un uomo che lo deve fermare. La storia di questa contrapposizione di due facce, che purtroppo sono molto vicine, molto simili fra di loro, è la storia di questo romanzo. Il bene e il male sono due aspetti dello stesso animo, che è quello dell'essere umano. Non ci può essere il bene senza il male, non ci può essere il male senza il bene. Quindi non è una contrapposizione, è una società perversa che porta costantemente al limite del delitto e anche oltre questo limite. Io sto alla finestra e guardo e racconto storie. Le storie che vedo per le strade della mia città sono le stesse storie che vedrei nelle strade di qualsiasi altra grande città. Questo purtroppo è una storia che potrebbe essere sui nostri giornali o nei nostri telegiornali o a un programma in prima serata. Il mondo è così, è diventato così e lo dobbiamo capire, lo dobbiamo sapere. L'animale che vive di più nell'uomo è l'animale. L'uomo è un animale, ce ne dimentichiamo, fingiamo di essere spirituali, fingiamo di essere al di là sopra del bene e del male, ma i vecchi sentimenti, quelli più stantii, quelli il cui odore pervade e infetta come la vendetta, come le passioni dimenticate, come l'abbandono, sono quelle che il romanzo nero racconta e ha ragione a raccontarlo perché è perenne. Domenica 27 maggio nel Teatro Kennedy di Fasano si terrà lo spettacolo Com'è profondo il mare, omaggio a Lucio Dalla con musicisti di fama nazionale e internazionale. L'evento è stato organizzato dall'associazione fasanese Accordabili. Vediamo il servizio. La musica può essere un mezzo per abbattere ogni genere di barriera. L'associazione fasanese Accordabili, nata sul finire del 2011 con l'obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in grado di avvicinare un disabile con facoltà cognitive integre all'utilizzo di uno strumento musicale, ha organizzato uno spettacolo tra musica e parole che si terrà domenica 27 maggio alle 20:30 nel Teatro Kennedy di Fasano dal titolo Com'è profondo il mare. Si tratta di un omaggio al grande Lucio Dalla, da poco scomparso. Non è un caso la scelta dell'artista. L'associazione infatti è presieduta da Vincenzo De Luci, trombettista jazz di fama internazionale che ha affiancato Dalla durante il tour del 2004, prima dell'incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. De Luci, dopo lunghi e faticosi anni di riabilitazione, è riuscito a recuperare parzialmente l'utilizzo dell'avambraccio sinistro e questo gli permette di suonare il suo strumento appositamente riadattato alla sua disabilità. Di qui l'idea di sviluppare e trasferire
proprio a questa esperienza ad altri casi di disabilità con la nascita di Accordi Abili. La serata è stata ideata dallo stesso De Luci e dal fasanese Fabrizio Giannuzzi. Ecco uno stralcio delle interviste contenute nello speciale realizzato dalla nostra emittente televisiva che andrà in onda nei prossimi giorni. Vincenzo, il motivo di portare avanti questo progetto, di creare questo Accordi Abili? Il motivo è semplice, sono musicista e lo faccio da 30 anni, ho avuto un incidente automobilistico proprio al ritorno da un mio concerto 8 anni fa, in questi 8 anni non mi sono mai fermato e trovando soluzioni per continuare a suonare e continuare a fare musica, perché lo vedo come veicolo di interazione con gli altri, una grande leva per la vita dell'individuo. Io ho trovato una soluzione con la tromba, perché è il mio strumento, però non vuol dire che un altro disabile sia musicista che anche provetto musicista non si possano trovare delle soluzioni con software o hardware che possono aiutare un disabile a poter fare musica. Noi definiamo i soci dei sognatori, perché in sostanza sognano con noi la realizzazione di un qualcosa che può essere vista come impossibile, ma che in realtà impossibile non è. Quello che accade appunto con Vincenzo è la dimostrazione del fatto che non esiste nulla di impossibile, anzi il sogno di veder Vincenzo tornare a suonare è stato in sostanza realizzato, quindi perché non estenderlo anche a chi, come dice Vincenzo, musicista o provetto, difficilmente potrebbe avvicinarsi a uno strumento musicale. Si parte con una serie di progetti per il 27 maggio al Teatro Kennedy alle 20:30, la prima uscita ufficiale dell'associazione, che si chiama appunto Come profondo il mare, un omaggio a Lucio Dalla. Noi suoneremo dei brani di Lucio Dalla, ma li faremo praticamente ogni formazione che è fatta da musicisti li farà in una loro chiave personalizzata. Una miscela di musica e di aneddoti relativi al personaggio di Lucio Dalla, che spero divertano un po' tutti coloro che verranno a vedere questo spettacolo. E chiudiamo con lo sport e con la finale del torneo Primavera tenutosi la scorsa settimana e conclusosi venerdì sera presso lo stadio comunale di Ostuni. Il servizio è di Danilo Santoro, da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. È la Primavera del Lecce ad aggiudicarsi la nona edizione del torneo Città di Ostuni. La formazione di Mister Marino supera in finale il Napoli dopo i calci di rigore. Primo tempo ricco di emozioni, al 25esimo Partenope in vantaggio con il primo rigore della serata concesso dall'arbitro per fallo su Desi. Lo stesso numero 10 Campano realizza. Il Lecce alza il baricentro e in due minuti ribalta il punteggio. Prima con Papi con un grande estro dal limite, poi con Rosafi in diagonale. Il finale di tempo regala ancora emozioni perché il Napoli ottiene il secondo penalty. Ancora Desi dal dischetto non sbaglia e ristabilisce la parità. Tanta intensità nel secondo tempo ma nessuna rete. Con Insigne Junior che al nono sbaglia il terzo rigore della serata concesso ai campani. I tempi regolamentari terminano così sul 2-2. La lotteria dei rigori premia questa volta il Lecce con l'errore decisivo nei campani di Romano. Al termine della gara diversi premi assegnati. Simone Ganz del Milan vince il premio miglior calciatore della manifestazione. Capocannoniere del torneo, Yuri Papi del Lecce. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.